Oggi a casa di Apicio la super ricetta dei carciofi ripieni. Per i nostri carciofi ripieni, la mia amica, la mamma della mia amica li chiamava i carciofi con la stoffa, e poi vi racconterò il piccolo aneddoto, e invece zia li chiama i carciofi abbottonati. Quindi diciamo io li chiamo i carciofi ripieni. Ci servono per, io faccio 6 persone, 6 carciofi. Pancetta 150 grammi con la cotenna, quindi saranno 140 senza. 2 uova. Vado a svuotare questa parte di un filone di pane che sono 400 grammi. E poi andiamo a mettere 500 grammi, anzi questi sono 4,50 di macinato, 50 grammi di parmigiano e un pizzico di sale. Ma non ti va di fare così? Di svuotare tutto il pane? No. Guarda così. No? E che vuoi fare? Voglio mescolare il pane, voglio mescolare le uova. Vabbè. Allora, sì! E poi le aggiungo tutte. Va bene. E allora ci metto un po' di pizzico di sale, dormi riccolato. Allora, mamma intanto svuota tutto il pane e poi lo sbricioliamo. Poi tagliamo la pancetta a dadini piccoli. Intanto il piccolino sbatte le uova, giusto? Sì, perché io sono un uomo. Un uomo un po' potente. E sotto gli anche io le cose. Un uomo potente. Ma anche questo. E mettila qua. Allora, poi con questo pane ci facciamo le polpette. Esatto, perché come faccio le polpette? Senza ingredienti? No, con gli ingredienti. Ma mi fai un po'. Ti racconto la storia di sti carciofi, mammi? Sì. Allora, mamma, tanti anni fa, circa 22, è andata a New York, no? Da quell'amica che hai conosciuto pure te. E lì c'era la mamma. Lei era palermitana, trasferitasi lì in America da grande, e quindi la cucina italiana se la ricordava bene. E quindi vado lì un capodanno e a cena mi fa trovare sti carciofi e mi fa: no, tutto sto sale, basta, basta, mami. E mi fa: senti, ma li vuoi i carciofi con la stoffa? Dico, vabbè. Io pensavo, sai, queste cose strane americane di portacchino con ripieno dentro, che poi in realtà tirano fuori sto pacchettone di stoffa col burro, che ne so. Dico, vabbè. E mi arriva con sti carciofi e io me ne sono innamorata. Mi sono fatta dalla ricettina, ovviamente, ed è questa che stiamo rifacendo. Certo, i suoi erano strepitosi, eh? Mamma, ma ci posso mettere dentro? No, fai il contrario. Allora, metti le uova qua, dai. Vai. Poi metti questo lì, aspetta. Vai, metti qui, metti pure il pane. Mamma, intanto... No, no, lì, qui, qui nella... Perfetto, belle sbattute. Vai. Ah, nelle uova già ci ha messo il sale, pure troppo, mi sa. Allora, mettiamo questo. E poi mi posso mescolare? No, fai vedere come sono piccole queste qui che ha fatto mammina. Farne vedere una, così. Questi sono i pezzettini di pancetta. Mettili dentro. Messi tutti, mami? Ok. E poi 50 ml di vino. Mamma, posso mettere
e 50 va, no, questo ce lo teniamo per la, quando lo cuociamo. Lui inizia a mescolare con la forchetta, noi lo possiamo fare direttamente a mano. Non lo vuoi fare con le manine? No tesoro, quello lo dobbiamo mettere dopo quando lo cuociamo. Guarda un po' che bello impasto. Sì, è proprio morbido. E lo sai dove lo mettiamo? Sì. Nei carciofi. No, che schifo. Ma come che schifo? Non sa quello che dice. Ecco qua. Poi prendiamo i carciofi che abbiamo appena pulito, prendiamo una pentola dove mettiamo una generosa dose di olio. Allora, questi rimangono un po' aperti, romaneschi. Mamma? Amore, che vuoi fare? Li riempio. E li mettiamo qua. Con l'acquetta che rimane e con l'olio si cuociono, ci aggiungiamo dopo 10 facciamo minuti. Arrivare a temperatura l'olio e poi ci mettiamo il vino, facciamo sfumare e una volta sfumato allora, leviamo pure queste foglioline un po' più toste che pizzicano. E una volta sfumato portiamo a cottura con questo coperto. Con questa quantità facciamo, non se scusate, 8 carciofi di questi un po' grossi e se no ne facciamo una quindicina di quelli piccoli, eh. Allora, abbiamo messo anche i gambi che non vi ho detto, adesso fra 3-4 minuti giro e poi metto il vino. Dai. Sì, abbiamo girato dopo 4 minuti, facciamo stare altri 4 minuti. Che cosa mamma? Mettilo dentro il pentolone. Perché che succede se metto le mani nel pentolone? Perché si può. Ok. Mettiamo il vino. Facciamo sfumare e copriamo e lasciamo cuocere per 40 minuti. Controllateli di tanto in tanto che non si asciughino troppo. Allora facciamo la prova a stecchino per vedere se i carciofi sono pronti. Se entrano bene come questi sono prontissimi, vedrete, hanno un sapore fantastico, buonissimi caldi, buonissimi tiepidi. Hanno proprio un buon profumino. Appetito? Piatto appetito, ma fa